assurda, vede e capisce qual è la situazione e improvvisa. Anche voi facciate pratica di doppiaggio, perché? Perché è una pratica nella lingua italiana, senza dubbio, perché è un lavoro divertente e perché è divertente anche mettersi in gioco. Respira, cominci respirando e parti subito. Lui sta cercando di convincere Joy a prendere una seconda moglie, ma lui non vuole e io potrei, quando verrai dimessa, fare in modo che tu e Joy ve ne andate da Capbound. Lois sta cercando, qui c'è proprio questo sapore, no, del non so come dirtelo, Nel doppiaggio, quando qualcuno non riesce a fare una cosa perché non l'ha vista bene, si riprende il sonoro, dice ma passiamolo un attimo a sonoro così capiamo dov'è esattamente questa cosa. Ma significa essenzialmente ascoltare quello che fanno loro e riprodurre quello che fanno loro. Pasqua, Sam Webback. Getting paid $1.50 an hour. Really give a fuck? You're stealing from the owner? Customer's sitting there with food. And I'll execute every motherfucking last one of you! Allora, proviamo a parlarci sopra, a recitarci sopra. E lei, mica male, certo, lei si fa arrabbiatissima, no? Cioè, sono pronta, facciamolo in questo momento, sì, qui, dai! Stai lì così e se qualcuno per caso di voi coglioni si azzarda a muoversi, io vi faccio secchi! Nessuno si muova, questa è una rapina! E se qualcuno di voi coglioni si azzarda a muoversi, io vi faccio secchi, brutti figli di puttana, tutti fino all'ultimo! Stupendo! Ale! Nessuno si muova, questa è una rapina! E se per caso qualcuno di voi coglioni si azzarda a muoversi, io vi faccio secchi, brutti figli di puttana, tutti fino all'ultimo! Yeah. Un shrapnel da $5. E come lo vuoi, Martin Lewis e Mamon Sandy? Martin Lewis. Hai ordinato un frappè da $5. Mm-hmm. Il frappè e il latte gelato insieme. A quanto ne so? Sta a $5. Non ci metti bourbon qualcos'altro? No,